Bentornati in un nuovo video, mi chiamo Alessandro e oggi andremo a vedere tutte quelle situazioni pericolose che possono portare alla caduta del nostro DJI Mavic o qualsiasi drone noi abbiamo. Tutte queste situazioni io le ho vissute in prima persona. Purtroppo non ho tutti i video perché pesano davvero tanto, quindi ho dovuto mano a mano cancellarli, però andrò a ripescare nel web alcuni esempi molto verosimili, mentre altri esempi che vedrete saranno appunto video fatti col mio drone. Non ci resta che analizzare tutte le situazioni. Io ho fatto un elenco in cui potrete ritrovarvi e vi auguro di non ritrovarvi. Il primo pericolo in cui possiamo incappare sono i cavi dell'alta tensione. Io addirittura ci sono passato in mezzo inconsapevolmente perché dal nostro display non si vedono assolutamente. Una volta che ho rivisto il video ho proprio notato che c'erano i cavi dell'alta tensione e io ci sono passato in mezzo. Mi è andata veramente bene. Il mio consiglio e di scrutare bene la zona in cui vogliamo e se c'è la presenza di qualche cavo vi consiglio di volare al di sopra. La seconda situazione in cui ci possiamo trovare a volare sono le nuvole oppure la nebbia. Abbiamo visto molti video in cui il drone vola in mezzo alla nebbia, è molto suggestivo, ma bisogna fare molta attenzione perché essendo condensa fa sì che il drone venga completamente bagnato. Addirittura una volta ho fatto appunto volare il Mavic in mezzo alla nebbia, è venuto un video incredibile, ma poi quando l'ho fatto atterrare era veramente completamente bagnato. Bisogna fare molta attenzione in quanto il drone, essendo un circuito elettrico, viene da sé che potrebbe avere qualche cortocircuito e cadere. Nel terzo punto parliamo delle funzioni automatiche. Il nostro drone ha davvero molteplici funzioni. Io consiglio sempre, quando ne usiamo una, di avere il drone a vista, in quanto non è provvisto di sensori ovunque e potrebbe tranquillamente andare a sbattere. Mi è capitato che dovessi fare un video in cui il drone doveva ruotare attorno a una chiesa. Ho impostato tutto automatico e a un certo punto attorno alla chiesa non avevo visto una pianta. Mi è andata bene e sono riuscito ad evitarla all'ultimo momento. Ho evitato la collisione grazie al fatto che avessi avuto il drone a vista. Siamo arrivati al quarto punto: non avere mai fretta. Questo è davvero molto importante per l'uscita del video, ma soprattutto per portarci di nuovo a casa il nostro drone sano e salvo. Quando facciamo uno shooting oppure registriamo un video per dei nostri amici, mi raccomando, non avere mai fretta è la chiave per ottenere un video perfetto. Per fare un lavoro professionale prendetevi tutto il tempo. Contate che un fotografo per fare un book fotografico si prende dalle 2 alle 3 ore, perché comunque deve impostare il settaggio della macchina. Quindi non vi preoccupate, siate professionali e prendetevi tutto il tempo che ci va. Siamo arrivati al quinto punto ed è fondamentale mantenere sotto controllo il livello della nostra batteria. Non sottovalutare mai l'allarme della batteria quando arriva al 30%. Vi dico questo perché a volte si vuole ancora fare l'ultima ripresa, ma fate bene attenzione che l'ultima ripresa non sia proprio l'ultima ripresa del vostro drone. Mi è già capitato appunto che dovessi fare ancora un giro magari su una spiaggia e arrivare proprio al pelo allo 0%. Fate bene attenzione perché ci possono essere moltissime complicanze, come può essere il vento, quindi avere un vento a sfavore vorrà dire che dovete usare più batteria del solito, di quella che calcola il computer di bordo, e quindi non riuscire ad arrivare al punto di partenza. Di conseguenza io vi consiglio sempre di mantenerci anche un po' più larghi con la batteria. Anche se atterriamo col 20-30% e cambiamo batteria per fare il prossimo shooting, è sempre meglio che arrivare corti. Ma passiamo ora al sesto punto. Parliamo di vento. Molto importante è sapere
circa la velocità del vento. Ricordiamoci anche che magari a terra c'è una determinata velocità e in cielo c'è un'altra velocità, che di solito è sicuramente più veloce di quella che percepiamo a terra. Ricordiamoci che il nostro DJI Mavic Pro può volare a circa 40 km/h, di più poi non è garantito il corretto funzionamento. Vi lascio qua sotto alcune applicazioni dove potete consultare la velocità del vento effettiva e valutare bene se volare oppure no. Ultimo punto, ma non per questo meno importante, è fate attenzione al freddo. Tutti sappiamo che le batterie del nostro Mavic al freddo durano la metà. Mi raccomando, fate attenzione anche alla batteria del nostro smartphone, perché è con esso che pilotiamo. È già capitato di trovarmi il telefono all'80%, volo per 10 minuti a temperature meno 5, meno 10 e in 5 minuti ho il telefono allo 0% che si spegne e io mi ritrovo a fare un return to home così alla cieca, tra virgolette. Poi sento arrivare il Mavic e mi metto il cuore in pace. Però comunque al freddo sì, la batteria del Mavic dura la metà, ma anche quella del nostro smartphone. Spero che queste mie 7 precauzioni vi servano e quando volate ve ne ricordiate, vi vengono in mente appunto per salvare il vostro drone, indipendentemente che sia un Mavic oppure un Phantom oppure qualsiasi altro drone. Noi ci vediamo alla prossima domenica con un nuovo video sui droni. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace se così fosse e mi raccomando iscriviti al canale. Ciao a tutti!